Sono state sospese ieri sera, domenica 10 giugno, le ricerche di Elisa Gualandi, 53 anni, scomparsa dallo scorso mercoledì. Diverse squadre di vigili del fuoco, soccorso alpino, EBI, Croce Rossa, cinofili, carabinieri e ieri anche l'elicottero dei vigili del fuoco, Drago, hanno battuto la zona di Ponte Canavese, dove la donna risiedeva da circa 2 mesi, e le valli circostanti. Si sono persino calati giù dal ponte, situato sulla 460, per vedere se per caso non si trovasse lì. Purtroppo di lei nessuna traccia. Da qualche giorno la vicina e la sorella non avevano più notizie, ma è difficile capire dove possa essere stata vista l'ultima volta. Potrebbe essere ovunque, con sé pare abbia solo cellulare spento. In casa, sul tavolo, è stato trovato il portafoglio con i documenti. Neanche l'aiuto dei cani molecolari ha condotto ad una traccia. Al momento le ricerche sono state quindi sospese.